Beh, senza questa esperienza per noi da casertani è stata un'occasione per rivisitare un posto a cui siamo profondamente legati, di pescare un po' nei nostri ricordi, di caricare il percorso di luce di quest'anno all'interno del parco, questo percorso notturno, di suggestioni narrate con la nostra musica, con le nostre parole, con un po' di ironia anche, fornendo però anche delle informazioni storicamente fondate a partire da questa statua, per proseguire poi nel Bosco Vecchio degli Acquaviva e la Peschiera finale. Buon viaggio, buon percorso. Ed è proprio all'interno di questo edificio che, tra pochi istanti, assisterete ad un sogno, quello di un bambino che, perduto all'interno del Bosco Vecchio, ripara all'interno della Castelluccia. Ed è qui che, addormentatosi, inizia a sognare. Un sogno reso visibile ai vostri occhi. Rifarai i bambini che un tempo mi avevano giocato e vissuto. Mi sembrava quasi visibile.
provato a inventare un piccolo racconto che ha corredo di questo percorso per dare delle suggestioni in più, delle indicazioni diverse, a partire dalla figura, dalla storia di questa statua fino al personaggio vero e proprio di Ercole. E poi tutto questo si caratterizza soprattutto per l'intervento pittorico di Giuseppe Ragazzini, che è un artista contemporaneo della Marsiglia.